Con Cirio ci conosciamo da molti anni, è un candidato sicuramente molto radicato, un candidato che ha gestito anche gli anni della regione più difficili e quindi credo che sia sicuramente un candidato ostico, ma il Partito Democratico e la coalizione di centro-sinistra, ci tengo a sottolineare questo aspetto, una coalizione che si sta costituendo e delineando in un campo largo di centro-sinistra che racchiude il PD al suo interno e che ha individuato nella mia figura la persona che può essere colei che può battere Cirio perché il Piemonte ho avuto modo di governarlo insieme al presidente Chiamparino, insieme alla presidente Bresso in anni difficili e altrettanto complessi come quelli che ha dovuto affrontare il presidente Cirio. Certo, una pandemia ci auguriamo non capiti mai più nella nostra regione, ma il mio radicamento è un radicamento in qualche modo che può essere paragonato a quello di Cirio. Io ho iniziato la mia esperienza amministrativa e politica in un comune piccolo, in un comune di 2000 abitanti, all'epoca, ahimè, all'epoca ero la sindaca più giovane d'Italia, oggi sono passati un po' di anni, ma anni vuol anche dire esperienza, vuol dire conoscere il territorio e soprattutto essere riconosciuta nel territorio. Credo che questo sia una mia grande forza e questa mattina, nel ricordare il 150esimo anniversario della nascita di Einaudi, credo davvero sia emerso un po' nel sentimento di ognuno di noi quanto sia importante essere amministratori, essere però radicati all'interno del nostro territorio e avere quella consapevolezza che si parte dal basso per avere visioni alte. Ecco, credo sia un po' questo il messaggio che in questa giornata qui a Carrù raccolgo e mi porto nel cuore, nel cammino attraverso le terre del Piemonte per una campagna elettorale sicuramente difficile, impegnativa, una campagna elettorale nella quale tutti noi ci crediamo e crediamo anche che il Piemonte abbia bisogno di un nuovo governo. Il dialogo credo sia la cosa più importante, fondamentale, ce lo testimoniano quotidianità difficili all'interno del quale noi vediamo conflitti di guerra scoppiati in parti delicate del mondo e dove la continua ricerca di dialogo è sicuramente il valore principale con il quale portare avanti la nostra politica, le nostre politiche. Il dialogo serve in ogni occasione, serve in ogni momento ed è fondamentale per l'amministrazione, l'ha testimoniato anche il sindaco di Carrù, raccontando come innanzitutto questi momenti sono momenti di comunità. E i momenti di comunità e di condivisione hanno al loro interno la necessità di un dialogo profondo, di un dialogo anche dove ci sia spazio per le emozioni, per ci sia spazio per quella parte di noi che forse per tutta una serie di questioni, per tutta una serie di aspetti abbiamo un po' congelato e quindi traspare soltanto spesso la freddezza del nostro agire e le dinamiche complesse con le quali dobbiamo fare i conti e con le quali dobbiamo misurarci. Oggi sono assessore della città di Torino, esperienza importante che mi ha permesso, oltre alle esperienze che ho avuto in regione, di completare il quadro di una capacità di conoscere i territori, grandi, piccoli, e di saperne il valore, di conoscerne il valore, di conoscerne l'importanza. E allora un cammino che affronterò con grande determinazione, grande coerenza soprattutto, e credo sia la parte più importante per guardando al futuro con ottimismo.